Ciao a tutti carissimi, allora oggi vi parlo di un film immenso, straordinario, definirlo un gioiellino no, non si può definirlo un gioiellino perché è veramente una perla di rara bellezza. Sto parlando di Frank di Lenny Abrahamson, ho detto giusto? Film del 2014 che uscirà nelle sale italiane il 30 ottobre. Dunque, per favore, andate tutti a vederlo, invece di andare a vedere Tutto nevica o Tutto molto bello, come cavolo si chiamano quei film, per favore spendete i vostri soldi in un modo molto migliore, e cioè andate a vedere Friends. Dunque, questa è la storia di John, interpretato da Domhnall Gleeson, un umile impiegato che vorrebbe tanto sfondare nel panorama musicale, dato che lui è un cantautore, però diciamo che non riesce a trovare l'ispirazione giusta per scrivere il pezzo, quello forte, quello che potrà permettergli di iniziare la sua carriera. Un giorno però, grazie a delle buffe circostanze, si ritroverà a prendere parte di un gruppo, i Sharon Probus. Come cavolo ho fatto a dirlo? Non lo so. Una band alquanto singolare che crea musica sperimentale. Come avrete sentito, è un nome molto complicato da dire. Questo vi fa capire anche quanto questa band, diciamo, non sia molto interessata a fini e obiettivi commerciali. Dunque, se non riesci neanche a dire il nome di questa band, non è che a loro importa più di tanto. Diventerà dunque il loro tastierista e partirà per le solitarie valli dell'Irlanda per incidere il loro primo album. Il frontman e cantante del gruppo? Frank, interpretato da un magnetico e straordinario Michael Fassbender, che non ha bisogno di mostrare il suo bel visino per far capire al mondo quanto bravo è. Sì, beh, questo anche perché Frank è lui. E quella testa di cartapesta non se la toglie mai. Nel corso della realizzazione e dell'incisione di questo album, Don, diciamo che condividerà tutto ciò che accade attraverso dei tweet su Twitter e dei video che posterà su YouTube, questo ad insaputa del gruppo. E presto il carismatico Frank e tutto il resto della band diventeranno un vero e proprio fenomeno mediatico. Tutti vogliono conoscere questo gruppo, o perlomeno vogliono conoscere Frank e capire chi e cosa si nasconde sotto quella grande testona. Di questo Frank è molto entusiasta, anche perché lui non è molto abile a capire il mondo esterno, e ciò l'ha portato in tutto questo tempo a pensare che anche il mondo esterno non fosse in grado di capire lui, e mai cosa più vera. Ma John è bramoso di fama e di successo e non vuole assolutamente tornare alla vita monotona di prima. Dunque, che accadrà a questa band? Andate al cinema e lo scoprirete. Direi che questo è un film drammatico vestito da commedia, ma anche il contrario. C'è satira, è come se ce n'è, c'è divertimento, c'è black humor, ma aspettatevi anche qualche pugno sullo stomaco. Sì, perché non fate come il pubblico di questo film, che vede Frank non tanto come un fenomeno, ma più come un fenomeno da baraccone. Sì, perché sotto quella testa di cartapesta c'è una persona dal genio smisurato, una persona che ha una sensibilità che non si può quantificare, una persona che però c'è da sottolineare che è malata. Qui però la malattia, il disturbo mentale di Frank, non viene, diciamo, affrontato in maniera clinica, non è qualcosa che appesantisce la narrazione, anche perché Frank non è solo ad avere dei problemi. Lo stesso regista ha chiarito in un'intervista questa cosa, cioè che tutti lì sono matti, ma poi chi non lo è? Questo film parla di limiti e non è Frank il solo ad averli. Fin dove spingersi per superarli? Quando fermarsi per evitare il peggio? E a che cosa aggrapparsi quando si sente il terreno sprofondare sotto i nostri piedi? Un musical non musical che distrugge ogni cliché del cinema di genere. Un film anticonformista, però per niente buonista, infatti è più una condanna sociale, una critica. I personaggi io li ho trovati eccezionali, veramente, perfettamente caratterizzati. E la musica è la seconda protagonista di questo film, una sorta di mezzo per raccontare qualcosa di più. Il risultato è una pellicola a tratti ironica e a tratti commovente. Un Fassbender veramente eccezionale, è un talento unico, io amo quest'uomo. Menzione speciale anche per Gleeson, ma soprattutto per Maggie Gyllenhaal, che qui interpreta una psicopatica veramente fuori dagli schemi. Dunque, che altro dire? Andate a vedere Frank, andate a vedere Frank perché non veramente è impossibile restare indifferenti ad una pellicola di questo genere.
è un film molto sul carattere indie, hipster, qualcosa veramente però di unico. Ripeto, definirlo un gioiello è veramente poco, perché è una perla di rara bellezza. Dunque, fatemi sapere se questo film vi è piaciuto oppure no. Però, prima di chiudere questo video, vorrei fare, diciamo, aprire una piccola parentesi, un piccolo focus on su chi è veramente Frank. Il personaggio, infatti, di Michael Fassbender è ispirato ad una persona realmente esistita. E sto parlando di Frank Sidebottom, alter ego del musicista e comico Chris Sidebay, sicuramente l'ho pronunciato male. Credo che la sua storia merita di essere raccontata al mondo, anche perché qui in Italia si sa ben poco di lui. Ed io ero fra una di queste persone, però ho voluto, diciamo, un po' informarmi. Chris nasce nel 55 e dopo un debutto da solista forma la sua prima band, i Freshies, o Freshies, attiva fino ai primi anni 80. Sarà però nel 1984 che si farà conoscere al mondo come Frank Sidebottom, vestendo questa simpaticissima e buffa grande testa di cartapesta. Il suo divenne un personaggio icona in Gran Bretagna in quegli anni, tanto che prese parte a diverse apparizioni televisive, dove tra l'altro si esibì portando tributi dei Queen e dei Beatles. Dopo un periodo di pausa dal panorama musicale televisivo, Frank ritornerà a farsi vivo nei primi anni 90, però non ottenendo più, diciamo, quel successo e quel grande riscontro dal pubblico che aveva un tempo. Forse perché in quegli anni il pubblico voleva qualcosa di più o aveva cambiato un po' i suoi gusti riguardo alla musica. Anche perché, diciamo, che Frank è tutto tranne che commerciale, e gli anni 90, diciamo, che sono segnati tantissimo dall'avvento della musica disco, e dunque Frank forse si trovava un attimo fuori luogo, un pesce fuor d'acqua. È morto prematuramente nel 2010 dopo aver pubblicato una canzone per la Coppa del Mondo di quell'anno. Quell'anno gli venne diagnosticato un cancro, però ormai era in uno stato talmente avanzato che non si poteva più fare nulla. Frank Sidebottom, per quel poco che ho potuto vedere attraverso YouTube di lui, era sicuramente un uomo ottimista, un uomo veramente che spruzzava gioia, allegria ed entusiasmo da tutti i pori. Un personaggio, questo sicuramente, però prima di questo lui era una persona con un cuore enorme. Io vi lascio qui un po' di video di Frank Sidebottom, chissà che magari anche voi conosciate e vi affezionate a quest'uomo, che veramente secondo me aveva un genio smisurato. Fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no questo film, se avete apprezzato la performance di Michael Fassbender e se dopo vi siete un attimo informati e avete guardato i video che vi ho lasciato riguardo al vero Frank Sidebottom. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! Still beer fed, look, smoked out cowboat, sequined mountain ladies.